Tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Che beffa per il Milan di Stefano Pioli. Dopo la sconfitta subita alla Pico contro lo Spezia di Vincenzo Italiano, niente da fare per il Milan targato Stefano Pioli, che viene beffato all'interno del recupero. Pankov salva la stella rossa dell'ex nerazzurro, dell'ex bandiera dell'Inter, Dejan Stankovic. Finisce 2-2 alla Maracanã di Belgrado, una bella partita, l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Invece all'Estadio Municipal in contemporanea, grandissima vittoria della Roma di Paolo Fonseca, che grazie al ritorno in vecchio stile di Edin Dzeko, che al quinto minuto porta in avvantaggio la formazione giallorossa, e poi Borja Mayoral, la punta di coppa la chiamerei, Borja Mayoral. E le due punte giallorosse mettono la firma indiscussa sulla qualificazione della squadra di Paolo Fonseca, che al ritorno potrà sicuramente, diciamo, prendere con meno preoccupazione la gara di ritorno, che si giocherà tra 7 giorni all'Olimpico, in vista anche della partita molto molto importante dopo la sigla di ritorno contro il Milan. Ragazzi, è stata una serata di Europa League davvero molto molto interessante. Io mi concentrerei sulla partita della Maracanã. Intanto fischio finale anche all'Estadio Municipal, quindi 2-0 per la Roma, che ha anche riabbracciato dopo 634 giorni dall'ultima presenza con il Parma Stefan El Shaarawy, che è rientrato dopo un anno e mezzo in Cina allo Shanghai Shenhua. È stata sicuramente una beffa invece per il Milan, che non va oltre il 2-2. Adesso dovrà vincere a San Siro tra 7 giorni per staccare il biglietto per i sedicesimi di finale. Due rigori, grande protagonista l'arbitro, perché l'arbitro, diciamo, è stato sicuramente il grande protagonista della partita del Maracanã. Un buon Milan comunque, tutto sommato, sia nel primo che nel secondo tempo. Da segnalare l'infortunio di Bennacer, due infortuni in casa giallorossa, ma ne parleremo comunque nel corso del video. Il Milan che va avanti al settimo con Samu Castiglieco, gol annullato per fuorigioco. Non sarà l'ultimo gol annullato, perché al dodicesimo, sul cross perfetto di Kalulu, impatta benissimo Hernandez sull'errore di Bojan e porta in avvantaggio il Milan, però toccando con il braccio. Quindi gol annullato per Theo Hernandez, che si rifarà comunque nel corso del secondo tempo. Il Milan che comunque continua a creare occasione. Ivanic va vicino al gol del vantaggio per la stella rossa, ma al 42esimo c'è l'autogol di Pankov, che poi però si trasformerà nell'eroe per Dejan Stankovic. Sul cross di Castiglieco, sul tiro cross di Samu Castiglieco, deviazione che batte Bojan di Pankov, che porta in avvantaggio il Milan. L'eroraccio a inizio ripresa di Romagnoli, che la tocca di mano sul traversone dell'ex Crotone Falcinelli. Non sarà l'unico italiano ad entrare comunque al Maracanã, perché dopo entrerà anche Pippo Falco, l'ex Lecce, e dagli 11 metri sul rigore concesso dall'arbitro greco per il fallo di mano di Romagnoli, non sbaglia Kangà, che batte Donnarumma per il gol del vantaggio. Ancora errori in fase difensiva di Pankov, che questa volta atterra Theo Hernandez. Freddissimo l'ex Colchoneros e Merengues, che riporta in avvantaggio il Milan. 2-1 al 60esimo, il Milan che cerca anche il tris per chiudere definitivamente il discorso qualificazione, ma sugli sviluppi di un corner al 94esimo, proprio il peggiore in campo, Pankov impatta e batte Donnarumma per il gol del 2-2 definitivo, per la beffa rossonera in quel del Maracanã di Belgrado. Invece è festa giallorossa all'Estadio Municipal. La Roma batte 2-0 lo Sporting Braga e si iscrive di diritto agli ottavi di finale di Europa League per il secondo anno consecutivo. Speriamo che questa volta il sorteggio sia più benevolo per la squadra di Paolo Fonseca, che lo scorso anno venne eliminato proprio dalla Siviglia agli ottavi di finale. È una buona Roma, tutto sommato.
Peccato per gli infortuni di Cristante e Ibáñez, dicevamo del riabbraccio a Stefan El Shaarawy e della grande freddezza del duo d'attacco Edin Dzeko Borja Mayoral. Bellissimo l'impatto, la volée di destro di Edin Dzeko sul cross di Spinazzola al quinto minuto e poi sulla ripartenza dopo tante occasioni sprecate dal duo Veretout e Mkhitaryan. Bravissimo l'armeno a servire in profondità Veretout, cross al bacio per Borja Mayoral che da solo non può sbagliare, batte Mateus per il gol del 2-0 e la Roma e Paolo Fonseca e tutto il popolo giallorosso riabbraccia dopo 684 giorni Stefan El Shaarawy. Grazie per l'attenzione, lasciate un like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.